sono Arduino Schenato e questa è la mia giornata tipo. Sono un price action trader, ovvero baso tutta la mia operatività sulle dinamiche nude dei prezzi, i livelli di domanda e offerta e i macro trend di mercato. Il trading lo faccio principalmente sul mercato delle valute, ovvero il Forex, perché mi sento molto a mio agio per la volatilità, per il fatto che è aperto 24 ore su 24 e poi è liquidissimo, quindi molto tecnico e si adatta bene al mio stile di trading con la price action. Il mio trading è un trading di breve termine, detto multi-day, e cerco di afferrare quindi più giorni e quindi movimenti più ampi di mercato. Questo tipo di trading ha svariate caratteristiche come l'accuratezza, infatti osservando i grafici daily si ha sicuramente meno rumore dei grafici intraday. Qualità della vita, infatti il tutto è più pianificato e quindi si è sicuramente meno stressati. Costi commissionali, tenendo le posizioni qualche giorno in più e quindi cercando di cogliere profitti più ampi, le commissioni influenzano meno poi la nostra attività di trading. Pianificazione, le decisioni sono meno numerose e quindi si riesce a gestire meglio la parte emotiva, amministrativa e finanziaria. Puoi dedicarti ad altro, non serve stare al monitor 10 ore al giorno, ma si possono svolgere altre attività. Il mio trading ha i suoi orari, infatti ogni mattina dopo la trading room con tutti gli iscritti al mio servizio dedico un po' di tempo a ricaricare le batterie, bevo un caffè, faccio merenda, guardo qualche notizia e questo è ottimale per la gestione della propria emotività. Quindi stare lontano dai grafici e non seguire costantemente tutti i flussi delle quotazioni. Il mio consiglio è quello di crearsi una daily routine dove avere orari per fare trading, orari per mangiare e orari da dedicare anche ad altre attività. La daily routine è tipica degli sportivi di successo che nella ripetizione costante di alcune azioni trovano la migliore forma per gareggiare. L'attività sportiva per me è importantissima, infatti permette di ripulire dagli stress che l'attività di trading può dare e questo è un consiglio che do un po' a tutti i trader, cercare di fare sport settimanalmente e quindi poi andare davanti ai grafici più carichi e più concentrati. Il mio modo di fare trading end of day mi permette di avere il tempo anche da dedicare a questo importante ingrediente. Fare trading, per come lo faccio e lo vivo io, è stupendo. Sei tu il principale attore, sei tu il capo di te stesso e con una connessione a internet e un computer puoi farlo dove e come vuoi. Ovviamente, per essere dei bravi trader, dobbiamo studiare, fare sacrifici, dedicare tempo, fare formazione, un po' come tutte le professioni. Per me però non è mai stato così pesante perché se c'è la passione che brucia si fa tutto molto volentieri e quindi oggi posso dire di avere un trading che mi rende tranquillo e felice, ho tutto pianificato, ho un rischio sempre regolato, non ho mai momenti dove mi sento spaesato come succede ad alcuni trader. Dopo tanti anni posso dire che se si ha la costanza di non mollare quando tutti lo fanno e una passione molto forte, ecco che il trading diventa un lavoro super indipendente e disegnato su di te. Formarsi è fondamentale, io faccio formazione da 10 anni e sono molto felice di trasmettere la mia esperienza, soprattutto quando trovo persone che si fanno prendere per mano e realizzano risultati, ecco che questa è una soddisfazione grandissima. Il trading però non è solo una questione tecnica, infatti è anche una questione di mentalità, di emotività, ecco perché cerco sempre di sviluppare tutta la parte del mindset e della gestione delle nostre emozioni. Altra cosa importante è la gestione amministrativa del proprio trading, il money management, quindi i costi, i ricavi, le commissioni e qui il consiglio è quello di crearsi un diario di trading dove rivedere quello che si fa e questo è molto utile per migliorarsi. Con il nostro servizio didattico cerchiamo di coprire tutti questi ambiti, ovvero le 3M, il metodo, il mindset e il money management. Questi sono i 3 pilastri per far sì che si possa diventare un trader a tutti gli effetti, ovviamente con il tempo.
Il mio trading è end of day, ovvero ogni sera controllo le chiusure di giornata per capire se ci sono opportunità o meno. La mattina successiva ricontrollerò i grafici per vedere se ci sono le conferme per entrare a mercato. Questa è una parte fondamentale da un punto di vista tecnico del mio trading. È ovvio che poi a fine settimana faccio un'analisi end of week che mi permette di pianificare tutta l'operatività per la settimana successiva, cosicché mi serviranno solo delle conferme poi di giorno in giorno sulle chiusure giornaliere per fare trading su determinati mercati. Ciao, ciao. Io affronto il trading da imprenditore, nulla è lasciato al caso, tutto è calcolato, tutto è programmato. Come Gecko nel film Wall Street, riprendendo Sun Tzu, ogni battaglia è vinta prima di essere combattuta, e questa bellissima frase rappresenta appieno il mio approccio al trading.